La prima regola che deve imparare un campione che lavora con il sottoscritto non è una regola, ma è una semplice parola. La prima. Zero alibi. È una frequenza 29 in numerologia antica. Dice guerriero, dice soldato, dice samurai. Che cosa significa zero alibi? Noi abbiamo un cervello, abbiamo un database, abbiamo una coscienza, abbiamo un cuore che a livello di magnetismo è 5.000 volte più potente della mente. Ma quante volte nella vita una persona fa un lavoro e comincia a guardare l'altro e dice ma lui poteva fare meglio, certo. Oppure dice un calciatore che poteva passarti meglio quel pallone, o che quell'allenatore poteva essere più positivo, o che quel fatturato non è dovuto a tanto perché magari lavoro con un team che non va bene. Ok, nell'evento che farò il 23 di settembre, dove c'è anche Alessandro Ballan, campione nel mondo di ciclismo, la parola numero uno che dovrai imparare è zero alibi. Ma perché? Ma perché io voglio i campioni che risolvono i problemi, ma soprattutto che non vanno a cercare nell'altro i responsabili. Un vero campione, uno forte davvero, ha una grossa differenza. Quando vede che intorno a delle persone che non sono scarsi o che non sono forti quanto lui, è lui che li fa forti. Perché lui dice, voi lavorate con me, voi diventate più forti, voi prendete il meglio di me, perché io vi do energia, io vi do la forza. Tu hai sbagliato? No. Attraverso questo sbaglio imparerai a essere più forte. Se ogni persona cominciasse nel lavoro a usare questo tipo di metodologia, il vostro fatturato comincerebbe a salire, non a scendere. Basta piangersi addosso. No, ma è colpa di... Finiscila. Io cerco i campioni, non cerco i mediocri. I mediocri vanno con i mediocri e i campioni vanno con i campioni. È una selezione naturale. Allora, caro amico della mia pagina di Facebook che mi stai seguendo, ti dico una cosa, che tu faccia l'imbianchino, che tu faccia il pittore, che tu abbia un bar, un ristorante, che tu sia disoccupato, qualsiasi cosa tu possa fare, io non lo so, zero alibi. Comincia a dirti questa parola, zero alibi. Comincia a svegliarti al mattino dicendo zero alibi. Anima, sveglia il tuo capo che abita sopra. Digli che la finisca di rompere le palle. Digli che hai fatto tante vite. Hai visto tante guerre. E se vuoi trovi soluzioni. Se vuoi trovi ogni soluzione. La soluzione è quel medico, credici, amalo, vai a intenzione. La soluzione è quell'allenatore, idem, la soluzione, ma bisogna dare fiducia, bisogna credere. Ma la forza parte tutto da noi. L'intenzione parte da noi. È attraverso l'intenzione che noi creiamo, con il nostro pensiero, il nostro destino. L'intenzione. Quante intenzioni hai? Quante ne hai? Hai ascoltato 3 minuti e 25 secondi di questo vocale e il tuo tono emozionale è già salito. Perché? Perché non tiro via di scampo. Ti ho già tracciato la tua linea, dritta, come un fucile. Pum! Zero alibi. Migliorati. Zero alibi. Zero scuse. Migliorati. Pensa al tuo fatturato, al tuo lavoro, a qualsiasi cosa tu faccia. Questo è anche tu sei il tuo sogno. Hai delle persone vicino a te negative, zero alibi. Via. Vuoi positività? Ma essere tu il primo a essere positivo. Sii tu il buon esempio. Questo è essere campioni. Questo è essere leader. Ma questo soprattutto è essere zero alibi. Sono l'uomo dei molti campioni dello sport, magari anche di qualche campione che oggi pomeriggio voi fate il tifo, ok? Ma zero alibi. Fare fatti. Sii tu l'esempio. Sii tu l'esempio. Fai in modo che gli altri, quando ti osservano, vedano la luce. Perché tu sei la luce. Se divieni uno zero alibi. Buona giornata. Zero alibi. Sempre.